in casa Catona. Con noi c'è mister Fortugno. Buonasera mister, ben trovato. Buonasera, buonasera. È passata qualche ora dalla partita perché si è giocato stamattina, quindi sì. Siamo un po', non siamo propriamente nel post partita, c'è stato il pranzo, c'è stata la merenda in mezzo, c'è stato un po' di tutto, insomma. Abbiamo smaltito. Ecco, avete ricaricato più che altro, smaltito, si è giocato e poi comunque un 1-1. Smaltito la rabbia. Ecco, le volevo chiedere questo, un 1-1 in questa sfida contro il Lazzaro, eravate passati in vantaggio, poi la rete di Familiari, restate poco sopra la zona pericolo, ecco, che domenica è stata? Fino a mezzogiorno e mezzo, diciamo, poi non voglio saperlo più. No, diciamo che è stata una partita purtroppo che non abbiamo chiuso al primo tempo. Andate in vantaggio 1-0, abbiamo avuto altre tre occasioni nitide. A volte si dice solo col portiere, solo senza portiere, e purtroppo un'altra, una a palo, un'altra, insomma, sono state tre occasioni nitide che potevamo chiudere la partita al primo tempo, poi all'inizio del secondo tempo, insomma, qualche infortunio noi, gli avversari che insomma volevano pareggiare stavano anche bene, quindi è successo che a 10 minuti dalla fine, un quarto d'ora dalla fine, su un fallo stupido, un fallo dove l'avversario è girato di spalle nella bandierina del calcio d'angolo, purtroppo siamo entrati con foga, il fallo c'era, dato il fallo, direttamente da calcio d'angolo abbiamo preso il gol. Da lì cerchi di riprendersi, cerchi di lei, ma subisci un'espulsione purtroppo meritata, devo dire meritata, perché ha reagito, quindi è un'espulsione meritata, quindi rimaniamo in 10, allora la partita sull'1-1, meno male che rallentano anche gli altri. Sì, diciamo che c'è una situazione abbastanza statica, ecco, forse l'espulsione mister lascia anche un po' di amaro in bocca, perché quando un giocatore viene espulso, oltre a complicare quello che si sta giocando, si riverbera sul turno successivo, che è un altro scontro diretto, perché giocherete contro il Palizzi e troverete sicuramente una squadra che è più che ferita, visto che ieri ha perso in maniera pesantissima 7-0 e in casa non può fare sconti. Certo, certo. Andiamo a giocarci la nostra partita, chi merita vincerà. Bene mister, grazie per la disponibilità e a sentirci presto. Grazie, una buona serata.